Ciao a tutti e ben ritrovati, amici, amiche, erbane ed erbani di tutto il mondo. Sono Fabiola, la vostra erbana di fiducia, vivo in Toscana e oggi andiamo a conoscere un'altra pianta buonissima per l'utilizzo in cucina, un'erba spontanea mangereccia. Seguitemi! Ciao a tutti amici e ben ritrovati, sono Fabiola, la vostra erbana di fiducia e come sempre voglio accompagnarvi a conoscere le piante spontanee o le piante del nostro territorio viste in una maniera che forse non vi aspettate. Mi trovo a Livorno, la mia città, negli orti urbani di Via Goito, che sono uno spazio meraviglioso che è stato strappato da cittadini volontari all'incuria e al degrado urbano per ricavare un'oasi di pace dove si possono fare passeggiate ma dove troviamo anche orti coltivati e tantissime piante spontanee in tante varietà. Oggi però voglio parlarvi del fico. Il fico, che è una pianta domestica che forse tutti conoscete, ma che utilizzate probabilmente soltanto in un'unica maniera, e cioè per mangiare i suoi succosi, dolcissimi e buonissimi frutti. Ma non si usa soltanto così. Volete scoprire come? Ve ne parlo subito. Innanzitutto sapete che la foglia del fico è commestibile. Esatto, avete capito bene, anche la foglia è commestibile. Può essere utilizzata fresca per racchiudere degli involtini di riso, o di altro, o di verdura, o perché no, anche altri tipi di involtino, e può essere utilizzata nella nostra cucina. La cucina etnica ci ha abituato a questi accostamenti. Ma non è finita qui, perché mia nonna utilizzava le foglie del fico essiccate per fare un sacco di cose. Forse non sapete che la foglia del fico, quando è essiccata, ha un odore molto particolare, dolce, che ricorda un po' un sapore fruttato, anche un po' di vaniglia. C'è chi ci sente la noce, chi ci sente il cocco, chi addirittura ci sente altri tipi di frutta, però sicuramente ha un aroma davvero sorprendente. E cosa ci facciamo? La essicchiamo e una volta essiccata può essere utilizzata, tritata grossolanamente per essere unita ad esempio a dei biscotti e per avere un po' dei biscotti dall'aspetto più naturale. Oppure può essere pestata in un mortaio, ridotta finemente in polvere, e ci si può fare, perché no, il caffè. Esatto, proprio nella moca. Mettendo la polvere direttamente nel pentolino della moca e utilizzandola esattamente come si fa il caffè, mettendola sul fuoco, si può avere un caffè di fico, perché no, che ha un sacco di proprietà rinfrescanti, antinfiammatorie, remineralizzanti, insomma è veramente un toccasana naturale. E ancora, una volta polverizzato, può essere utilizzato per essere unito ai nostri piatti, biscotti, torte, macedonie, ma anche piatti salati. Esatto, perché il sapore particolare della foglia del fico essiccata si sposa bene, ad esempio, anche con il pesce e con le verdure. Beh, adesso che sapete che il fico può essere utilizzato in tantissimi modi, e adesso non mi resta che parlarvi dell'ultimo sorprendente modo per consumare i fichi: i frutti acerbi. Esatto, non lo sapevate? Mia nonna li utilizzava cuocendoli, ovviamente, come se dovesse mettere in tavola una verdura, e potete sbizzarrirvi in tutti i modi, l'importante è che vengano cotti abbondantemente e ben irrorati di un qualche liquido, che può essere latte vegetale, latte vaccino, brodo, latte di cocco, acqua, può essere un qualunque liquido, ma devono cuocere a lungo, perché ovviamente i frutti acerbi sono molto duri, però sono buoni da mangiare. Da un punto di vista alimentare, il fico per oggi ci saluta qua, ma devo darvi, diciamo, qualche info che rappresentano il rovescio della medaglia. Assicuratevi di maneggiare con cautela le foglie di fico e i frutti di fico immaturi, soprattutto se avete la pelle sensibile, perché il lattice che il fico emette può essere dermocaustico e irritante per la pelle. Per cui se avete una pelle sensibile, mi raccomando, fate molta attenzione quando maneggiate la pianta. Se non avete la pelle sensibile, sarà molto difficile che il lattice possa causarvi problemi, ma non si sa mai. Come diceva la mia nonna in toscano, meglio aver paura che buscanne. Quindi, sapendo che il lattice messo dal fico è dermocaustico, mi raccomando, fate attenzione.
Per oggi vi saluto qua, spero di avervi come sempre incuriosito. Scrivetemi, mi raccomando, nei commenti, trovate tutti i miei link in descrizione e perché no, vediamoci al prossimo video. Ciao! Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma niente paura, altri video seguiranno. Seguitemi, mi raccomando, su tutti i miei social e trovate il link in descrizione. Vi ricordo che un video non è sufficiente per imparare a riconoscere le piante spontanee, soprattutto ad uso alimentare, per cui è consigliabile sempre farsi seguire da un esperto. A questo proposito, se siete interessati alle mie lezioni, alle mie passeggiate, a conoscere uno stile di vita più naturale e a approcciarvi al benessere che regala la natura, potete partecipare ai miei corsi, alle mie passeggiate, alle mie lezioni online, ai miei seminari. Potete seguirmi e se volete, se siete interessati a conoscere in anteprima quali sono i miei corsi a cui potete partecipare, vi invito a scrivermi all'indirizzo email che trovate in descrizione. Faccio sia corsi dal vivo che corsi online. Fatemi le vostre domande nei commenti e sarò felicissima di rispondere. Vi ricordo di non raccogliere mai, soprattutto per l'uso alimentare e officinale, piante di cui non siete sicuri al 100%, perché come ho già detto diverse volte, le piante possono anche essere pericolose, oltre che delle preziosissime alleate. Vi ricordo di non raccogliere vicino a fonti di inquinamento, lungo strade trafficate, ma di cercare il più possibile dei luoghi il meno inquinati possibile. Vi saluto qui per adesso. Vi invito a continuare a seguire i miei video, mettete un like, condividete, aiutatemi a far crescere il canale e a continuare a mantenere gratuiti i miei contenuti e ci vediamo prossimamente in un prossimo video. Grazie per aver condiviso con me l'amore per la natura.